Ciao, sono Alessio Piemonti, sono un progettista di impianti elettrici e sono anche il fondatore del brand Il Professionista Elettrico e del Circolo Elettricisti Illuminati, con i quali divulgo formazione specifica per gli elettricisti. Oggi voglio rispondere a un quesito che il mio staff mi ha detto e sia stato fatto da uno di voi sul canale YouTube. In pratica mi è stato chiesto: ci puoi spiegare che cos'è il salvamotore? Ora, farò di più, non spiegherò solo cos'è il salvamotore, ma anche cos'è l'interruttore magnetotermico, anzi, la parte termica dell'interruttore magnetotermico, perché alla fine il salvamotore non è altro che un interruttore termico, o in alcuni casi anche magnetotermico, in cui abbiamo la corrente nominale regolabile, tutto lì. Per poter capire questi aspetti, voglio però partire da un concetto che deve entrarti nella testa, perché altrimenti non possiamo capire, non possiamo andare avanti con questo concetto. Mettiti comodo perché questa videopillola sarà più lunga rispetto alle altre, ma ti voglio spiegare delle cose fondamentali. Partiamo con i ponti. Tu dirai: Alessio, cosa c'entrano i ponti con l'interruttore magnetotermico, con la termica? No, c'entrano perché sui ponti tu vedi che ci sono quei pettini, chiamiamoli così, in realtà non nome specifico, che hanno però uno scopo. A me interessa darti lo scopo di quei pettini. Quando arriva l'estate o viceversa l'inverno, il ponte subisce degli allungamenti o degli accorciamenti. Quei pettini servono proprio per permettere il gioco, ok? Attenzione, io adesso non ti sto a far vedere un video che qui sarebbe, lo presento durante un corso del Circolo Elettricisti Illuminati, perché questa slide è ricavata da uno di questi corsi, ma voglio spiegarti com'è fatto il magnetotermico all'interno. Ne prendo uno, ti faccio vedere che dentro abbiamo una parte termica. Adesso, se lo riesco ad aprire, questa è la parte magnetica, però c'è anche una parte termica. Questa parte termica, è qua su, eccola, si vede bene, qui, questa qui. Non è altro questa parte termica che un bimetallo. Torno nella slide. Ogni metallo ha un allungamento termico lineare differente. Vuol dire che ogni metallo, quando si scalda, si allunga in un certo modo. Nell'interruttore magnetotermico, nella parte termica, ci sono due metalli con due coefficienti di allungamento lineare differenti. Questi metalli sono inchiodati fra di loro, quindi quando si scaldano si piegheranno, perché ce ne sarà uno che si allunga di più e uno che si allunga di meno. Nel momento in cui questo allungamento è tale per cui il bimetallo può andare a toccare il leverismo, mi fa sganciare il magnetotermico. Quindi io, ragazzi, tutti quei, come posso definirli? Elettricisti no, di sicuro, ma tutti quei tirafili che sono convinti di robe assurde, tipo che il magnetotermico interviene perché sente quanto si scalda il cavo. Cioè, io gli chiedo: ma chi è che vi dice queste stronzate? Basterebbe tanto poco per informarsi, per capire come funzionano questi dispositivi. È un po' come se il macellaio non sapesse la differenza tra il coltello per sfilettare oppure il coltello per spaccare le ossa. Cioè, come farà a fare il suo lavoro? Come farai tu, se sei un elettricista, a non sapere questi aspetti basilari che ti permettono di scegliere correttamente gli interruttori, i vari dispositivi? Ok? Quindi, tornando a noi, cos'è che fa scaldare nell'interruttore termico? Cos'è che fa scaldare quel bimetallo? Ovviamente è la corrente che passa. Quindi adesso, carità, non prendere per buono tutto quello che ti ho detto, quindi stasera vai a casa, provi col phon sul pistolino per vedere se si allunga, perché non si allunga, ho già provato, fidati. Ma se prendiamo un bimetallo, questo è ricavato da un interruttore da 80 A, ora guarda, lo scaldo col Bunsen. Sta a vedere cosa succede. Non appena si scalda abbastanza, questo bimetallo si allunga, non solo si allunga, ma si piega anche. Guarda, lo metto sullo sfondo bianco, facciamo così, così lo vedi bene. Vedi che non è più attaccato, ecco, qui così si vede bene, ma è staccato rispetto a prima. Se lo raffreddo, lo immergo in un bicchiere d'acqua, ora asciugo perché non voglio bagnare in giro dappertutto, sta a vedere un po'. Vedi che è tornato pari? Vedi che si vede un po' sfocato. Dai, metti a fuoco telecamera. Ecco. Ok? Quindi questi sono aspetti basilari, fondamentali, non puoi non conoscerli. Se non conosci queste robe qui, non vai da nessuna parte.
Ora, ci sono fondamentalmente due modi per poter conoscere tutti questi aspetti. Il primo è quello di iniziare un percorso che ti porterà ad un livello successivo di professionalità tramite il circolo elettricisti illuminati. Se però non hai abbastanza denaro da investire in un percorso del genere, fatti un favore, vai subito sul sito di professionista elettrico, nei corsi registrati, troverai a un certo punto il corso sui dispositivi, ecco, la corretta scelta di installazione dei dispositivi elettrici nei quadri. Con poche decine di euro farai un investimento tale per cui imparerai tutti quegli aspetti fondamentali che riguardano gli interruttori magnetotermici, i differenziali puri, i fusibili, la differenza tra il GG, gli AM, i sezionatori, quando usarli, quando non usarli, i teleruttori, come si scelgono. Quindi tutti questi dispositivi che tu devi assolutamente conoscere. Così, primo, smetterai di pensare che il magnetotermico scatta perché sente il riscaldamento del cavo. No, è esatto contrario, perché serve proprio ad evitare che il cavo si scaldi troppo. Perché? Perché si scalda lui ed interviene. Secondo, riuscirai ad installare apparecchi conformi alla norma, sapendo cosa installi, sapendo cosa fai, evitando di fare robe che non vanno fatte, impianti quindi realizzati a perfetta regola d'arte e, in seconda battuta, ti potrai anche far percepire come il professionista della situazione da parte del tuo cliente che altrimenti potrebbe aver visto questo video e magari ti fa due domande e tu a bocca aperta non sai cosa rispondere. Quindi fatti un favore, investi poche decine di euro e fatti questo corso di formazione che rappresenta proprio le basi, le cose minime, minime che devi assolutamente sapere per poter fare il tuo mestiere. Parti di qui, poi pian piano si andrà avanti. Però almeno queste cose qua, che sono fondamentali, non puoi non saperle. Ok? Ciao, aspirante professionista!